Buonasera, lettori di europacalcio.it, siamo qui nelle fasi finali dell'ultima giornata del calciomercato invernale ed è qui con noi in esclusiva il microfono di europacalcio.it, l'ex portiere tra le altre di Atalanta, Milan e Manchester United, Massimo Taibbi. Salve Massimo. Massimo Taibbi che è attualmente responsabile del settore giovanili del Modena Calcio. Ecco Massimo, facciamo un punto sul Modena, questo è un campionato di Serie B che vede comunque la squadra giallo-blu che è navigata nelle zone medie di classifica. Quante possibilità ci sono che possa raggiungere le playoff per la Serie A? Intanto il Modena ha fatto una squadra praticamente molto giovane, infatti abbiamo una media molto bassa perché abbiamo cercato intanto di giovanizzare, intanto di patrimonializzare un po' il prodotto, cercando di avere questi giocatori in più rispetto a quelli che avevano le capacità, e in più abbiamo ottimizzato i costi perché la giovane prendeva studio e adesso siamo detto questo, adesso dobbiamo fare il passo, ormai il passo sul programma, il passo giusto ed è quello di una buona salvezza. Abbiamo un'ottima squadra per cui ci arrivare, poi il calcio si sa, può anche succedere che se prendi il tempo così tanto positivo devi lanciare, ma detto l'altro l'ottavo punto. Massimo, ma come mai è sfuggito l'obiettivo Ardemare? Poteva essere il ritorno in giallo blu dell'attaccante dell'Atalanta? Ardemare è sfuggito perché noi abbiamo fatto un'offerta importante, solo che sono state dette tante verità, ma probabilmente l'unica verità che forse non ha detta neanche Matteo, una persona straordinaria, che è quella che il campo si è mosso per primo e avendo già un accordo sulla parola ha ritenuto giusto e opportuno di mantenere quella parola. La squadra che più ti ha impressionato in questo campionato cadetto? Ma il Palermo per la sua forza e per la globalità mi è piaciuto molto il Pescara. Concludiamo con un'ultima domanda, facciamo un punto sui portieri italiani, sai che tu sei stato un portiere di livello internazionale, quindi la scuola calcio dei portieri italiani è una delle migliori al mondo. Ecco, quali sono i portieri che secondo te potranno avere un futuro luminoso da qui nei prossimi anni? Perin, che sta dimostrando che sono tutti all'altezza, Leali e poi i soliti ragazzi. Ok, ringraziamo Massimo Taibbi, responsabile del settore giovanile del Modena Calcio, e voi seguite sempre gli aggiornamenti su europacalcio.it. Grazie Massimo. Ciao.